Andrea Consigli. La Milano Nerazzurra era già pronta a festeggiare il titolo di campione d'inverno fra un aperitivo e l'altro. Peccato però che non avesse fatto i conti con Andrea Consigli. Dottor Jekyll con le piccole, Mr. Hyde con le grandi, o meglio, con Adem Ljajic. Dicono addirittura che l'attaccante serbo dopo Inter Sassuolo sia finito in analisi. Gonzalo Higuaín. Sempre che se può e la matematica lo permette, sempre si deve pensare così. Ma come ti dico, il campione d'inverno non serve per niente. Eh sì, la matematica, disciplina che studia le quantità e le strutture seguendo leggi e teoremi ben precisi. Due fattori di cui il calcio può fare tranquillamente a meno. Il Napoli è campione d'inverno, trascinato dai gol di un centravanti dalle sembianze umane e dai numeri alieni. 19 presenze, 18 reti. Chissà se Gonzalo ama la matematica, sicuramente prova un amore profondo per il gol. Lorenzo Pasciuti. Da oggi la storia del calcio italiano può vantare un altro record. È quello di Lorenzo Pasciuti, centrocampista classe 1986 del Carpi. Non un bomber di razza, ma l'unico calciatore in grado di segnare un gol in tutte le categorie, dalla Serie D alla Serie A. Dicevano di lui che non fosse all'altezza, intanto mercoledì l'ex giocatore di Biellese e Pisa potrebbe realizzare il suo sogno, quello di sfidare la squadra per cui tifa nel suo stadio. Dopo il primo gol in Serie A, la ciliegina sulla torta è Milan-Carpi. Niklas Moisander. Credevano fosse l'uomo giusto per la difesa alla Samp. Esperto, in grado di usare entrambi i piedi e dotato di una buona visione di gioco. Non solo del gioco però, anche delle tibie avversarie. Nella sconfitta dei blucerchiati contro la Juventus, il centrale finlandese rimedia un cartellino rosso per un'entrata alla Vinnie Jones su Simone Zaza negli ultimi minuti. Brutta tegola per Montella che, nella delicata trasferta contro il Carpi, dovrà fare a meno di uno dei suoi titolarissimi. Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo è entrato ufficialmente in una crisi mistica apparentemente irreversibile. Con l'assenza di Mandzukic, Massimiliano Allegri rinnova la fiducia all'ex Real Madrid, relegando nuovamente Zaza in panchina. La sua partita termina al minuto 77 proprio per far spazio all'attaccante italiano. Nel suo volto, dopo l'occasione di volata tu per tu con Viviano, c'è tutta la storia del suo periodo nero. Nel frattempo, il suo nome latita dal tabellino dei marcatori da lontano 4 ottobre 2015, quando segnò contro il Bologna. Massimo Zappino. 180 minuti, 9 gol. Per un centravanti sarebbero numeri da capogiro, per un portiere numeri da manicomio. Stellone torna a fare affidamento sull'estremo difensore italo-brasiliano dopo la trasferta nefasta di Firenze. Non che il Napoli sia un avversario facile da affrontare, però non può essere nemmeno una giustificazione per uscire a vuoto dalla propria porta e regalare gol. Che i ciociari abbiano trovato il nuovo Goicoechea? Sta scherzando!